Ciao amiche e amici, effettivamente ci sono dei pacchetti che quando arrivano non resistono. Quindi sfondo così un po' in controluce, vi piace così particolare dove si vede questa bellissima vetrinetta. E niente, è arrivato House Labs, pensavo ci mettesse di più, in realtà non male. C'è il bigliettino che spiega cos'è il brand, cosa fanno, le loro missioni anche, come dire, di interesse per iniziative sociali, eccetera. The future is beautiful. Ecco qui tutto in un bellissimo verde Tiffany, che è il nuovo filone di House Labs. Sapete che è il brand di beauty di Lady Gaga. Che adesso ha questo tema del verde. Qui dentro ci sono, ho preso poche cose perché volevo anche un po' vedere, conosco il brand e ha delle cose superlative in genere. Per i prodotti make-up di Lady Gaga non me ne ricordo uno che non mi sia piaciuto. Però, allora, iniziamo con, ho preso due prodotti. Allora, il Bio Blurring Loose Setting Powder, perché ho proprio bisogno io in genere di qualche cosa che mi, come dire, opacizzi, avendo io una pelle mista che tende a lucidarsi, però comunque non posso utilizzare come si dice, delle ciprie troppo essiccanti. Allora, il packaging è bellissimo. È bianco, il packaging esterno bianco con le etichette, sono un bellissimo colore, direi crema. E io di questa polvere libera fissante, il brand è scritto, diciamo, è inciso, ecco, non mi veniva, e dovrei vedere come aprirlo perché giustamente è veramente veramente molto molto ben sigillato, quindi temo che ci voglia una taglierina che speriamo di avere. Non la vedo all'orizzonte. Dato che vi è piaciuto, quando io esco, piglio qualcosa e torno, ma lo facciamo ancora? Ma sì, dai, torno. Intanto voi guardate che bellina che è questa vetrinetta. Intanto vi faccio compagnia. Eccola lì, l'ho vista la taglierina, è l'unica che abbiamo. Eccola qua, arrivo dotata di taglierina, perché in effetti questi mestieri, salve, sono qua, perché questi mestieri non si possono fare con le forbici, o non so neanche se ci riesco con la taglierina, e vi posso comunque magari mostrare in diretta come ci si taglia un dito. Questo è un tutorial, è andata benissimo, si è aperto subito. Ok, packaging doppio. E qui c'è il prodottino, perché dicevo io ho bisogno di una cipria che vada a togliere il lucido per quanto è possibile, ma che assolutamente non mi secchi. Guardate il packaging. È così, tac, con uno scivolo laterale. Questo è il nuovo brand di House Labs, questa H. Yuhu, ci abbiamo le rose. E non riesco ad aprirlo, ma questo è un discorso del tutto secondario. Lo apriremo con calma. Vedete, il packaging è bellissimo. Le mani le ho accuratamente lavate e asciugate per non lasciare assolutamente editate. Però vedete che con lo sfondo poi delle rose è ancora più bello. E questo è, ho preso il colore translucent, no? Credo di averlo detto, perché quello è praticamente è in colore, un rosa pallidissimo. Poi ho preso, sì, infatti mi sembrava, ma poi non l'ho preso, di avere preso il blush. Sono dei blush meravigliosi, fotonici, però non l'ho preso perché mi sembrava, punto uno, ne ho tantissimi, e punto due, mi sembravano tanto accesi. Allora ho preso questo, che invece sicuramente userò, il fondotinta, il Triclone Skin Tech. Sempre inciso il House
Vabbè, non vi ho detto che poi dietro ci sono tutte le istruzioni, agitare bene, applicare sulla pelle pulita e idratata con l'aiuto di un pennello per fondotinta oppure con le dita. È senza profumo, non comedogeno, eccetera, eccetera, eccetera. Saranno i classici 30 ml, sì, i classici 30 ml. Packaging esterno sempre color crema. Il colore io ho preso il 110 Light Neutral. Speriamo di aver azzeccato il colore perché azzeccare il colore di un prodotto online, boh, così a occhio, mi sembra, è un neutro, ma chiaro, diciamo chiaro non chiarissimo. Boh, a occhio mi sembrerebbe adatto, però lo proveremo e vi farò sapere. Adesso però devo finire quello che ho in pista perché non apro più di un fondotinta. Quindi ho preso in pratica la cipria in polvere libera, anche questo è senza profumo, questo mi piace molto. E anche qui sì, questo c'è anche l'applicazione con un pennello morbido oppure una spugna, eccetera, eccetera, e tappotè. Per eliminare l'eccesso, quindi tappotè. Ok, puoi utilizzare su una pelle che deve essere dove il maquillage è da fissare oppure illuminare certe zone del viso. Vabbè. Quindi ho preso questa bella combo di cipria e fondotinta che hanno delle ottime recensioni. In più credo di non avere preso altro, no, è tutto, come dire, l'unica cosa in plastica è questa plastichina per la trusca, adesso vi faccio vedere, il resto è assolutamente tutto cartone, anche se vi devo dire che la scatola credo che la conserverò, intanto ci metto dentro i due prodottini, poi quando comincerò ad usarli, vediamo, magari la butterò via. Qui ho preso questo, vabbè, questo costava. Non mi ricordo i prezzi, comunque vi linko al sito e guardate la meraviglia. In tela, meravigliosa tela, con la scritta, questo è il logo completo, questo meraviglioso rosso fragola e dietro invece il logo è in grigio, però è in rilievo, sono in rilievo. Vediamo un po', non c'è, diciamo, non c'è lampo, questa cosa mi piace molto. No, non c'è la lampo, qui c'è l'essiccante, che naturalmente va buttato via, perché questo è da mettere sulla vostra vanity table. Io ci metto dentro questo e questo, e così li conserverò dentro nella loro bella scatola. Tiro via la carta perché salve, sono qua dietro. Tiro via la carta che non devo più proteggere il prodotto. Metto dentro il che si trova, vedete, perfettamente confezionato e protetto. Però lo contorno con questa foglio di carta da pacchi, una normalissima carta da pacchi, dove poi qui a un certo punto compare il suo adesivo, gli House Labs. Quindi lo mettiamo via così, lo richiudiamo e lo useremo. Quindi tanto guardate, voi siete sempre molto gentili, mi dite da facci la recensione. In realtà le mie, lo ripeto sempre, anche per i libri ve lo dico. Le mie non sono recensioni in realtà, le mie sono impressioni di lettura se si tratta di libri e dall'utilizzo del cosmetico o della crema come fossi appunto uno di voi. Qui sto strappando l'etichetta con i dati sensibili, c'è indirizzo e numero di casa, credo ci sia anche il telefono, così magari il postino se l'è segnato. Scherzo, amici postini, vi adoro. E quindi ecco qua. Perfetto, vediamo un po', non viene via completamente, magari con un po' di pazienza, però diciamo l'abbiamo reso innocuo, non si legge più nulla.
magari sopra ci posso scrivere con un pennarello che cosa contiene. Però quasi quasi mi conservo anche il foglietto con il questo è un altro corriere, però devono arrivarmi un po' di cosine, il lunedì è sempre così. Arrivo. Grazie Lucio. Ecco qua, abbiamo messo dentro e questo poi lo, quando avremo finito, adesso sto usando quello di Clio, di fondotinta, quando l'avrò finito vai con questo. Poi sto aspettando anche, non so se è questo adesso, il fondotinta, mi sembra un po' presto, comunque il fondotinta e il correttore di Clarence, che pare che sia una bomba. Comunque, curiosando qui e là, io sapete che poi cerco di trovare anche delle chicche, non ho pagato dogana. Devo ringraziare Richioba perché lei ha preso dei prodottini. Mi viene una gran voglia di prendere il blush perché, mamma mia, quanto è bello. Quello in fucsia, non quello in corallo, però, insomma, vediamo. Amiche e amici, questo è il mio pacchettino, questa è la piccola gioia di oggi e spero di avervi intrattenuto per questa decina di minuti. Scusate, non ce l'ho proprio fatta, non ho resistito, non sono neanche andata di là nella mia postazione, quindi sono qui senza microfono, senza luci, senza niente, perché è proprio questo impulso impellente di aprire e farvi vedere il tutto. Vedete che resiste ancora la manicure, però si vede la ricrescita, infatti penso che tra oggi e domani lo tolgo. Alla prossima, fate quello che vi fa stare bene. Un bacione. Questo qui, forse in controluce non si vede nulla, ma è il discusso labello alla mora, di cui però abbiamo parlato, ho fatto anche il video, se qualcuno fosse interessato può cercare sul canale. Un bacione, alla prossima!